in regione con Pio Russo e la partecipazione di Nicola Marrazzo su Radio Amore Napoli. E mercoledì 7 ottobre parte il secondo appuntamento con In Regione, la rubrica di Radio Amore Napoli che vi accompagna all'interno dell'organo governativo regionale. Io sono Pio Russo e con me c'è il presidente della terza commissione permanente per le attività produttive, il turismo e il lavoro, il dottor Nicola Marrazzo. Bentornato. Buongiorno a voi. Allora Nicola, noi abbiamo rotto il ghiaccio la scorsa settimana con i trasporti, che comunque è un argomento scottante. Oggi te ne propongo un altro ancora più scottante, però tu sei un dottore, quindi la sanità. Beh, noi abbiamo aperto con i trasporti, che è stato uno degli assi nella manica della vittoria di Enzo De Luca alle elezioni. Continuiamo con il secondo asso, esatto, e cioè i disastri fatti nella gestione dei trasporti della gestione precedente, ma ancora di più quello che è stato fatto in sanità, dove a un presunto risanamento si è arrivati ad essere ultimi in Italia per i livelli essenziali di assistenza. Allora, fare economia sulla pelle dei cittadini è stato uno dei grandi errori della Giunta Caldoro. Infatti io partirei dal primo punto: la sanità è un diritto, così come lo sono i trasporti, ma la sanità in particolare è ancora più un diritto, perché come dicevi tu si va ad intaccare la salute dei cittadini. La sanità è, come i trasporti, uno dei diritti costituzionalmente previsti. La tutela della salute dei cittadini deve essere uno dei primi obiettivi di qualunque azione amministrativa che abbia un minimo di buonsenso. A seguito di un commissariamento, la Giunta Caldoro ha pensato che risanare i bilanci della Regione Campania era prioritario rispetto al tipo di servizi per la salute dei cittadini, e questo ci ha portato ad essere ultimi in Italia. Cioè, significa che dopo di noi la sanità c'è solo la Tunisia, l'altra costa del Mediterraneo, che è una cosa poi molto grave. Io tra l'altro penso per esempio a una situazione come quella di mia madre. Ti porto un esempio diretto: mia madre naturalmente vive di pensione, una TAC a volte può arrivare a costare addirittura 120 euro. Quindi ti chiedo innanzitutto perché si è arrivati a questa situazione e come si può ovviare a questa situazione, anche perché, lo dicevamo prima, il presidente De Luca, così come tutta la giunta regionale, ha un occhio molto attento su questo argomento che è di vitale importanza. Allora, noi abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni che in pratica i cittadini arrivati a luglio non avevano la possibilità di fare una serie di indagini indispensabili come l'attacco di sua madre, perché veniva esaurito il budget per i detti di spesa. Non è che era sbagliato il budget, era il mancato controllo. Tenuto conto che nella sanità esistono imprenditori privati che possono ovviamente accogliere i loro clienti pazienti. Certo. Ed è chiaro che se tu non hai a monte un governo della domanda, è chiaro che l'imprenditore tende a fatturare quanto più è possibile. Questo mancato controllo ha fatto sì che negli ultimi 2 anni, a luglio, ogni branca finiva il tetto di spesa, per cui i cittadini, per poter fare un'indagine, dovevano pagare di tasca propria. O aspettare mesi e mesi per poter fare un esame. Tra l'altro si è creata anche una situazione paradossale in cui, per esempio, molti dicevano: vi conviene farla dal privato piuttosto che aspettare la sanità pubblica, certo, perché tanto vi costa più o meno lo stesso prezzo e soprattutto ci guadagnate comunque come tempo, non dovete aspettare 3-4 mesi ma farlo dopo 3-4 giorni. Io sono sempre più convinto che il governo regionale del pianeta sanità debba essere il metronomo della sanità. Abbiamo 2 operatori in campo, un operatore pubblico e un operatore privato. La regione dovrebbe essere, è di fatto, un organo di programmazione, indirizzo e controllo. Senza vedere il privato come un nemico, ma senza vedere il pubblico come un interlocutore privilegiato. Certo. Dobbiamo fare in modo che, più che sanità, e quando dico sanità significa fatturare sanità, dobbiamo dare salute ai cittadini, dobbiamo dare certezze. Io mi soffermavo su una cosa che ho letto poi ieri sera, che è questa, cioè i tagli bisogna farli sugli esami inutili. Adesso tu sei un dottore, ma non esiste un esame inutile, cioè se il medico da cui tu hai ti dice devi fare questo esame, significa che questo esame è necessario.
Cioè, quale può essere un esame inutile? Allora, noi dobbiamo innanzitutto distinguere dalla medicina difensiva alla medicina vera. La medicina difensiva qual è? È che oggi un paziente arriva in pronto soccorso o arriva in un reparto con qualche avvocato che è pronto fuori la porta per trovare il cavillo per mettere in difficoltà il medico di turno. Il medico di turno, rispetto a questo, non avendo una tutela, cerca di tutelarsi con una serie di esami, indagini che orientano poi la diagnosi. Questa si chiama medicina difensiva, perché probabilmente un medico che ha la libertà di potersi muovere senza la spada di Damocle di un avvocato o di un paziente che va alla ricerca del casus belli, allora probabilmente potrebbe evitare alcune indagini che normalmente lui stesso non farebbe, ma che è costretto a fare proprio per una medicina difensiva che si mette in atto. Ho capito. Invece, per quanto riguarda il medico di base, c'è un punto che non mi è chiaro, cioè il discorso che loro adesso devono scrivere, sono tenuti a scrivere solo medicinali generici o di cui è scaduta la licenza. La licenza, ok, sì. Come mai si è arrivati anche a questo? Là è una questione di budget di spesa che viene assegnata a ogni medico di base. I farmaci protetti da un brevetto non scaduto ovviamente hanno a monte tutti i costi relativi alla ricerca che hanno portato poi alla sintesi di quella molecola. Quando invece decade il brevetto, è chiaro che i farmaci che saranno commercializzati non prevedono più il costo della ricerca. Allora, a parità di condizioni, una molecola ha un costo diverso a secondo se è protetto o meno dal brevetto. Certo. E quindi il medico di base, che ha un budget assegnato, tende al risparmio, ovviamente. Senti, un'altra cosa su cui vorrei concentrassimo la nostra attenzione è il fatto che comunque gli ospedali hanno macchinari che sono obsoleti. Mi viene l'esempio di Nicola Barbato, il poliziotto che è stato sparato poi a Fuorigrotta, che è stato dovuto, l'hanno trasportato poi da Loreto ad altre strutture perché Loreto non aveva i macchinari necessari. Si è posto appunto questo problema dei macchinari che sono obsoleti. Naturalmente il taglio che c'è sulla sanità incide anche su questo. È ovvio, io penso che questo attiene anche ad una mancata filiera del comando. Io credo che uno degli errori più gravi che abbia potuto fare nell'ultimo anno la giunta Caldoro è stato quello di non nominare i direttori generali delle ASL. Nominare dei commissari a tempo significa inficiare quella che è la filiera di comando. Un commissario che non sa quanto tempo dura, non ha degli obiettivi da raggiungere, non avrà nemmeno il tempo di programmare e soprattutto non avrà la voglia, la forza di impegnare l'ASL su una programmazione di grande respiro. Questa è stata una delle cose più gravi e io mi auguro che la Giunta De Luca provveda al più presto a nominare i direttori generali, perché abbiamo bisogno di persone che sanno che cosa devono fare, devono ricevere degli obiettivi e li devono perseguire. Ecco, secondo te, una volta nominati poi nuovi direttori generali, quale deve essere il primo punto su cui concentrare la propria attenzione? Io penso che il primo punto da affrontare nel pianeta sanità è la questione del personale. Noi oggi abbiamo 11.000 dipendenti in meno rispetto alla pianta organica. Le ASL si stanno cercando di sopperire con lavoro interinale piuttosto che lavori attraverso le cooperative. Noi abbiamo bisogno di certezze nel mondo della sanità, abbiamo bisogno di sapere che quell'infermiere è di turno, che quello SS è di turno, che quel primario è di turno e che ognuno faccia il proprio lavoro. Certo. Il problema quindi della sanità parte dal personale, parte dal riparto del Fondo Nazionale, che ancora una volta vede la Campania soccombente rispetto ad altre regioni, e quindi se noi abbiamo certezze probabilmente possiamo continuare a uscire dal commissariamento della sanità senza però incidere sui livelli essenziali di assistenza, che devono assolutamente innalzarsi.
Ecco, tu hai parlato appunto della Campania che soccombe rispetto alle altre regioni, hai parlato di personale, manca il personale che c'è a volte non è all'altezza, diciamolo chiaramente, però io come dico sempre c'è anche la parte dei cittadini poi che deve intervenire in questo. Ne parliamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Nicola, stiamo parlando di sanità e dicevamo, ci siamo lasciati prima della pubblicità sul fatto che comunque anche il cittadino, seppur vessato, seppur in difficoltà da questo punto di vista, deve comunque fare il suo dovere mantenendo le strutture comunque in un certo modo. Ma io credo che nel mondo della sanità ci siano due personaggi che hanno un ruolo fondamentale: l'operatore sanitario, sia esso il medico, l'assistente, l'infermiere e quant'altro, e il cittadino paziente. Non sempre il cittadino paziente è responsabile di tutto quello che poi succede, ma soprattutto gli accompagnatori. Noi dobbiamo incominciare a renderci conto che un ospedale è nostro. Esatto. Sporcare un ospedale non significa sporcare una cosa di un'altra persona, no, significa sporcare casa tua. Questo poi attiene anche al livello di efficienza del personale sanitario, altrimenti non si spiega se uno va al Cardarelli sullo stesso piano. Ci sono due divisioni con due primari diversi, da una parte sembra di stare in Svizzera e dall'altra sembra di stare in Burundi. Esatto, non è l'unico esempio che potremmo portare poi qui in città. Vuol dire che c'è qualcuno che non esercita un controllo e c'è qualche cittadino che non capisce che quell'ospedale è anche suo. Se mi passi la battuta, a volte il paziente non è sempre paziente, come hai detto tu, anche gli accompagnatori spesso magari se la prendono col medico di turno per una diagnosi che magari non è neanche sbagliata, ma che in quel momento purtroppo è stata fatta rapidamente, perché in un pronto soccorso ci sono 40-50 persone anche alla volta. Anche su questo c'è da dire che quando un pronto soccorso è ingolfato ha una serie di fattori che l'hanno ingolfato. Innanzitutto la qualità dell'ospedale. Perché tutti quanti vanno al Cardarelli? Perché probabilmente non funziona la medicina territoriale, non funzionano i presidi ospedalieri locali. Perché con la sindrome che ognuno la discarica la vuole nel giardino degli altri, ma l'ospedale la vuole nel suo giardino, noi abbiamo una serie di ospedali che hanno delle grandi difficoltà, sia da un punto di vista di personale, sia da un punto di vista di attrezzature, che non corrispondono. Andare in un ospedale con un principio di infarto e non c'è l'emodinamica, si rischia di morire in ospedale. Esatto, perché non c'è la diagnosi in tempo e quindi hai questo grosso rischio. Poi, come dicevamo comunque nel fuori onda e come hai ribadito tu anche adesso, molto spesso i pronto soccorsi sono ingolfati perché non entra solo il paziente ma entrano 10 accompagnatori, perché manca il controllo. Ma buona parte poi degli accessi in pronto soccorso sono visite specialistiche, cioè mettere vicino a un pronto soccorso un forte poliambulatorio, non quello che ha fatto Caldoro con l'ospedale del mare, che ha inaugurato la hall di un albergo senza inaugurare l'albergo, inaugurando il poliambulatorio, ma vicino a un pronto soccorso se noi ci mettiamo un polo di specialisti ambulatoriali, probabilmente buona parte dei codici verdi avranno bisogno di una visita specialistica, appunto, nient'altro. Certo, hai aperto una parentesi di cui volevo parlare, cioè l'ospedale del mare. Allora, hall dell'albergo al posto del pronto soccorso, poi delle strutture che comunque sono ancora nei depositi, si troverà mai una via di uscita per questo ospedale che sembra comunque possa diventare un punto nevralgico poi della sanità? Ma l'ospedale del mare a me è dispiaciuto molto quando Caldore è andata a inaugurare la hall dell'albergo, perché secondo me ha offeso l'intelligenza dei cittadini della Campania, che poi alla fine l'hanno capita, perché immaginare di inaugurare un ospedale che è un DEA di secondo livello, una delle eccellenze per quanto riguarda il pianeta sanità in Campania, inaugurare solo la hall mi sembra proprio una cosa riduttiva. L'ospedale del mare è previsto che ci saranno una serie di ospedali che saranno riconvertiti, tipo Ascalestico, San Gennaro, di incurabili, e il personale andrà a riempire quello che è l'ospedale del mare, che sarà una delle eccellenze, non dico al pari del Cardarelli perché avrà bisogno di tempo per arrivarci, ma è quella, è l'idea stessa di una sanità diversa.
cioè chi ha avuto modo di vederlo l'ospedale, è un ospedale che parte dal 2000 a salire, certo. Non è un ospedale dell'Ottocento che viene rivisitato, e quella è una delle scommesse che l'amministrazione De Luca deve assolutamente vincere. Ecco, l'altra domanda che ti volevo fare, appunto, l'ospedale del mare è una struttura moderna, gli ospedali che tu hai citato naturalmente invece sono strutture che sono anche fatiscenti dal punto di vista strutturale, cioè non stiamo parlando solo dei macchinari che mancano, ma anche dal punto di vista strutturale manca anche la sicurezza, volendo. Ma immaginiamo un ospedale di quelli che abbiamo indicati prima, riconvertiti come residenza sanitaria anziani, mi sembra una cosa giusta. Sarebbero più che sufficienti. No, non solo sarebbero più che sufficienti, ma sono indispensabili, perché nel piano ospedaliero questi sono posti letti che mancano e che hanno un costo notevole, perché mentre un ammalato in un ospedale in termini di urgenza costa tra i 900 e i 1000 euro al giorno, un paziente che è ricoverato presso una residenza sanitaria costerà 120-150 euro al giorno, parliamo al giorno, quindi certo. Abbiamo dei risparmi veri. Tu prima parlavi anche del tempo, sul tempo ho da farti due domande. La prima è: in alcune province naturalmente mancano strutture adeguate, strutture ospedaliere, perché per esempio costruire un ospedale a Portici naturalmente comporterebbe poi tutta una serie di problemi che tratteremo più avanti. Io per andare a un pronto soccorso per esempio dovrei spostarmi o al Maresca di Torre del Greco o effettivamente all'ospedale del mare. Secondo te in tempi si può ovviare a questo problema? Cioè io rischio per esempio di non arrivarci neanche al pronto soccorso, non so se hai capito quello che ti voglio dire. Il problema non è se rischio di arrivarci o no, il problema è se io arrivo in un ospedale dove posso essere curato. Certo. Cioè il rischio è avere l'ospedale fuori casa, che poi non è idoneo a curarmi, e tu ci muori là dentro. Allora noi dobbiamo fare in modo mettere in sinergia tutta una serie di fattori, dai trasporti alla mobilità sul territorio, perché se noi andiamo a vedere Portici Ospedale del Mare, quanti chilometri sono? Sono 4 chilometri più o bene. Meno. Allora possiamo immaginare di fare un ospedale ogni 4 chilometri? Assolutamente no. Dobbiamo invece fare degli ospedali veri che siano facilmente raggiungibili e accessibili. Questo è il tema. Se invece noi pensiamo alla vecchia politica sanitaria della fine del secolo scorso, in cui ognuno aveva bisogno del proprio reparto di medicina, il proprio reparto di... cioè immaginate, Frattamaggiore e Casoria, la distanza sarà 3 km. Sì. Abbiamo due ospedali più o meno che sono identici. La chirurgia da una parte, la chirurgia dall'altra, medicina da una parte, medicina. Possiamo immaginare che uno di questi, con una sorta di riflessione di marketing sanitario, in uno dei due ospedali magari si privilegia una branca rispetto a un'altra? Anche perché riduci i costi ma migliori il servizio. Esattamente, perché il paziente sa se vuole andare da un chirurgo generale, magari a Frattamaggiore a un punto di eccellenza o viceversa, mentre invece l'ortopedico hai un punto di eccellenza da un'altra parte piuttosto che l'oculista. Esatto, quindi la regione, allora, non deve provvedere a due ospedali diversi però gemelli. Bisogna secondo me fare una opportuna revisione in termini di marketing sanitario, perché se noi creiamo delle eccellenze, poi le eccellenze devono essere in grado di esserlo, si vedranno. Se noi vediamo che la Lombardia piuttosto che l'Emilia Romagna hanno una mobilità attiva da un punto di vista sanitario nei loro confronti, mentre noi abbiamo una mobilità passiva, beh, qualcosa ce lo dobbiamo chiedere. Certo. Perché noi non abbiamo, eppure avendo dei valenti professionisti, personale sanitario di altissimo profilo, perché non abbiamo le nostre eccellenze? Questo è il tema su cui noi dovremmo riflettere come amministratori, e soprattutto il commissario, che mi auguro il governo Renzi nomini al più presto, si interroga insieme a noi. Ecco, invece poi l'altra domanda che volevo farti in chiusura, perché come al solito questa mezz'ora è volata, è questa, sempre relativa al tempo. Secondo te, se tu dovessi dire a un cittadino, adesso io sono un cittadino che ti sta facendo la domanda, quanto tempo ci vorrà per risanare tutta la situazione, tu cosa ti senti di rispondere? Io penso che innanzitutto noi dobbiamo uscire da questa fase di commissariamento. Appena usciti, oppure anche con il commissario,
dobbiamo mettere in moto tutti i meccanismi affinché non siamo più ultimi in Italia. Abbiamo ricevuto una regione che in termini di livelli essenziali di assistenza che forniamo ai cittadini siamo ultimi. Noi dobbiamo fare di tutto per risalire la china nel più breve tempo possibile, offrendo sanità ai cittadini, cioè salute ai cittadini e sanità agli operatori. Tengo a precisare queste due cose. La salute per il cittadino è la cosa più importante. Certo. Sanità significa il giusto ristoro sia all'operatore pubblico che all'operatore privato e metterlo quindi in condizione di operare nel migliore dei modi. Anche perché noi abbiamo eccellenze mediche. Come no? Abbiamo eccellenze mediche, quindi se li mettiamo in condizione di lavorare, il cittadino sta bene, tu lavori bene, tu medico lavori bene, quindi riesci anche a curarmi ottimamente. Chiudiamo quindi il circolo in modo virtuoso, ed è quello uno degli obiettivi della Giunta De Luca. Perfetto, allora Nicola, io ti saluto e ti ringrazio. Torneremo poi con te mercoledì prossimo per l'appuntamento in regione. Va bene. Saluto, salutiamo Lollo Maggio in regia. Il nostro ansiogeno, esatto. Lui ha bisogno di una cura per calmarsi, però. Quindi grazie ancora a Nicola Marrazzo, io sono Pio Russo, ci sentiamo fra pochissimo con Se ne dicono di parole. In regione con Pio Russo e la partecipazione di Nicola Marrazzo.